An allen Ecken und Enden wird am Brenner Basistunnel gebaut. Aufwendige baulose Untertag wie Obertag sind aktiv. Einige bedeutende Tunneldurchschläge konnten erfolgreich absolviert werden. Jetzt wird weiter alles daran gesetzt, dass das Infrastrukturprojekt im bestmöglichen Zeitraum umgesetzt werden kann. Mein Vorstandskollege und ich haben in den vergangenen Monaten eine umfassende Analyse des Bauprogramms durchgeführt. Con questa analisi approfondita che è stata fatta in questi ultimi mesi, oggi la migliore previsione per noi è l'attivazione all'esercizio del tunnel di base del Brennero nei primi mesi del 2032. I motivi per l'adeguamento dei tempi intanto sono quelli costruttivi, come ho appena detto, e poi non dobbiamo scordare che abbiamo dovuto fare i conti con un anno, il 2020, particolarmente generoso di criticità. Wir haben zum Beispiel die Sanierung eines Überbruches zu bewerkstelligen gehabt, der jetzt eine Sanierungszeit von etwa einem Jahr gehabt hat. È stato l'anno della pandemia Covid che ha colpito tutto il mondo e che ha in qualche modo messo in ginocchio l'economia. E la galleria di base del Brennero non è che è, diciamo, indenne, non esce indenne da queste problematiche che hanno coinvolto il mondo. Eine etwas kritischere Entscheidung war sicher die Auflösung des Bauvertrages im Loser 51, aber auch hier haben wir die Ersatzmaßnahmen schon eingeleitet. La soluzione che abbiamo trovato è quella di suddividere questa tratta in tre passaggi, quindi tre lotti costruttivi. Il primo è quello di un prolungamento del lotto direttamente a nord, il lotto Silchut Fons, che si è allungato di 3 chilometri proprio per iniziare subito i lavori. Il secondo è quello di concentrare il lavoro più difficile di quel lotto, e cioè il risanamento delle faglie di Oesteken, in un appalto dedicato, in modo da individuare delle imprese specializzate per questo tipo di intervento. Wir haben von den 230 Kilometer aufzufahrenden Tunnelanlagen zwischenzeitlich 140 Kilometer fertiggestellt. Die Einschätzungen waren am Anfang des Projektes zu optimistisch. Wir sind guter Dinge, dass wir jetzt ein Bauprogramm haben, dass wir Anfang 2032 den Tunnel fertigstellen können.